Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ovviamente, come vedete, Inter YouTubers Team. Tre partite di fila di altissimo livello, Napoli-Lazio, ora Inter. Diciamo che il campionato inizia abbastanza in modo duro, dopo due pareggi tra l'altro, quindi diciamo che due punti in due partite del genere va anche bene. YouTubers Team non è di certo la primissima squadra del mondo, anche se ha vinto una Champions, una Supercoppa UEFA. Borja Valero a sinistra e Fuori Rosativi a destra. Noi iniziamo, guardiamo le formazioni e la partita. Buona visione. Via. Eccoci, siamo a San Siro e piove, quindi tra l'altro dovremmo fare una partita, la prima partita con la pioggia, dopo quella con la nebbia estiva, che non so da dove esca, e quella col bel tempo, mi pare la prima fosse col bel tempo. Ecco le squadre che si salutano, si stringono la mano, questo è VB Channel, questo è Perisic, insomma, stesso, ecco Dani, Orgoglio, Gobbo, seconda punta, oggi la formazione credo che sia il 4-3-1-2 confermato. Nessuna presentazione oggi, tra l'altro, cioè hanno fatto scorrere velocemente tutto. Quindi le formazioni vedremo man mano. Le formazioni per YouTubers Team è un 4-3-1-2, quindi il rombo a centrocampo, con i titolarissimi per ora, in attesa di vedere novità per quanto riguarda i nuovi giocatori entranti. Ecco Matthijs Troier che oggi ho scelto come terzino, diciamo che è un giocatore più offensivo, ma evidentemente ha voluto scegliere un po' di spinta sulla sinistra. Alternare Avsim, che è il terzino di solito difensivo che viene utilizzato. Lezione sbaglia, ma recupera VB Channel che la apre sbagliando, però per Mila Bruschi non la prende. Attenzione, il contropiede con Eder. Eder, lezione! Rischio. L'Inter si fa pericoloso subito dopo gli errori, doppio errore di VB Channel. Ciccio Graziani è veramente spazientito e già merita un cambio a partita in corso, a partita iniziata, visto che l'errore di VB Channel è quantomeno grave, visto che è doppio e non singolo. Colpo Gobbo che cerca in qualche modo di coprire, alla fine ce la fa. E la palla va sul fondo. Ecco Giuseppe Zebrato, che la passa a Fuori Rosativi sulla destra. Milo Bruschi è top. Campanellina spama. Nino. Chino. VB Channel. Bene questa volta per Madestroyer. Madestroyer cerca sull'esterno il Marchese. Marchese contro il movimento del Marchese. Il cross in mezzo per Nino. Facile, facile per Andanovic, ma risposta immediata di YouTubers Team. Ecco che parte con Candreva sulla sinistra, non so perché tra l'altro. Questo è il computer che fa quello che vuole. Ecco Borca. Deviazione importante da parte di Kinoshi che la fa subito. Colpo Gobbo per il Marchese Bianconero. Troppo lunga. Skriniar per adesso Perisic sulla destra. Attenzione, bel 1-2 con Eder. Attenzione, tiro! Oh mio Dio, che gol ha fatto! Diciamo che siamo presi un gol dal più scarparo di tutto l'Inter, che è Eder. Eder Martins, tra l'altro, al 26esimo tira questa bomba da 30 metri che colpisce Giuseppe Zebrato impotente, ma diciamo che l'errore ancora una volta c'è perché l'Inter è arrivata al gol in modo abbastanza tranquillo. Guardiamo qua, Perisic bravissimo, poi Eder, ancora per Perisic si fa questo momento perfetto e guardate, quasi al volo, mezza rovesciata, insomma. Una bomba sull'angolino basso, non può nulla Giuseppe Zebrato, ma l'errore è qua, l'errore di movimento di Fuori Rosativi che si lascia scappare Eder. Guardate, lo stop, il tiro, il gol. Veramente una bomba. Infatti, questo è un gioco perché Eder in realtà non farebbe neanche metà di questo gol. YouTubers Team deve ripartire con il Marchese che la dà a Kinoshi, che la mista per VB Channel, che arriva un po' in ritardo. Marchese, Dani. Dani si gira, molto bene Dani. Ma va in figa, va. Marchese. Delio, prima palla per lui, credo. Marchese. Ah, sbaglio. Però l'Inter spreca una palla con Perisic, rimessa laterale del YouTubers Team. Con Matthijs Troier per VB Channel che la dà dietro a Petrelli. Nino si gira. Nino il tiro! Paratona di Andanovic sulla bomba di Nino GFC. Riguardiamola, veramente una bomba. Bravo Quadeglio a trovarla, ma qua è bella, la bomba è perfetta. Guardate che parata che ha fatto Andanovic. Mamma mia, che portiere! Ma bellissimo il tiro di Nino. Colpo Gobbo dal calcio d'angolo col suo mancino. Il cross in mezzo arriva ora. VB Channel! Plastica la parata di Andanovic. Ragazzi, c'è ancora speranza di perlomeno pareggiare. Sarebbe il terzo pareggio nel caso, ma bisogna pure ottenerlo in qualche modo. Attenzione. L'Inter su palla, uno due veloce. Eder. Attenzione sulla sinistra con Nagatomo.
Fuori dalla TV, vediamo se la fa, la prende, perfetto. Cerca, no, sbaglia il contropiede. Borca Valero. Colpo gobbo. VB Channel. Marchese. Dani. Dani, finta. Tiene ancora la palla, Dani. Dani ancora per il Marchese sulla sinistra che si decentra. Il Marchese per Matt Destroyer. Matt Destroyer sbaglia il cross. Peccato, è una bella occasione. Nino, perfetto. Dani. Ah, peccato, veramente peccatissimo. Tra l'altro siamo al tipo, ecco, 6 minuti di recupero. Finisce qui il primo tempo con YouTuber Steam che perde sotto di un gol in casa dell'Inter. Una partita difficile come ci si aspettava. Ora può rimontare, perlomeno pareggiare nella ripresa. Queste sono le statistiche di questo primo tempo. Noi ci vediamo fra pochissimissimissimo con il secondo tempo. A pra poco. A pra poco, tra l'altro, come Luca Giurato, vabbè. Eccoci qua, doppio cambio, cambio di modulo. Come vedete è uscito Kinoshi, è uscito anche ovviamente un altro giocatore, visto fuori dalla TV, la difesa, entrando Gladiatore al posto di fuori dalla TV e Castelluccio per questo 4-3-1 con trequartista appunto Castelluccio. Via Kinoshi, più fisico a centrocampo con Nino e VB Channel. Attenzione però, Perdelio non ce la fa, non ce la fa. Rischia qua lì. Nino, da Adelio. Che la dà subito al Marchese che si gira. Marchese per Dani, esterno alla Mandzukic. VB Channel per Matt Destroyer. VB Channel ancora. Castelluccio, il passaggio per Delio. Delio, bel movimento di Delio. Delio, il tiro. Parata del portiere. Esce. Vediamo se questo modulo aiuterà YouTuber Steam a raggiungere il pareggio. Che sarebbe anche meritato per le occasioni appunto avute. Visto che l'Inter comunque ha avuto due occasioni, ha fatto un gol. E YouTuber Steam ha avuto le stesse occasioni, ma ha fatto 0 gol. Attenzione, Perisic contro Dani nel gol gobbo. Dani quasi scivola. Attenzione, Dani. Dani la prende, perfetto. Bravissimo Dani, che la dà al Marchese che può prendere in contropiede, ma da solo Marchese la tiene sperando che i suoi si avanzino un pochino. E infatti è così con Nino sulla destra. Nino galoppa. Nino, nella realtà Nino non farebbe queste cose, vero Nino? Però non importa. Nino contro movimento. Cross in mezzo di sinistro. Dani! Ah, colpo di testa fuori di un paio di metri. Andanovic cosa sta facendo con la rete? Non si sa. Riguardiamo l'azione con Nino che sulla destra contro il movimento adesso. Poi di mancino questo cross. Dani è un po' troppo defilato e quel metro e mezzo, diciamo, va fuori la palla. Dani, il nostro numero 9. Mancano 20 minuti alla fine di questo tempo, anzi della partita in realtà. Attenzione, scivola Castelluccio. Diciamo che il bagnato per terra non aiuta i giocatori del YouTuber Steam che giocano molto palla al piede e palla per terra, insomma. Delio contro Candreva, non ce la fa. Ancora Delio che fa pressing e riprende palla. Bravissimo Delio per il Marchese Bianconero che è stanco, ma tiene palla aspettando la sovrapposizione di Delio. Delio sulla destra, Delio, attenzione Delio. Delio contro Yao Miranda. Delio contro il movimento, l'ovvio finta. Il cross in mezza a Fambrodo. Ah, rimessa per l'Inter. Ah, peccato, una bella azione. Andanovic lunga. Vediamo se l'allenatore anticipa, ma la palla è ancora per l'Inter. L'allenatore anticipa, bravissimo l'allenatore per il Marchese Bianconero che è in posizione regolare. Il Marchese. Marchese, vaffanbaia, Marchese. Cioè, sono io tra l'altro. Attenzione. Buona la difesa da YouTuber Steam, VB Channel la può passare, la trova Marchese, il Marchese! Palo, mamma mia, fanbagno. Delio. Posizione regolare Marchese, che la cross in mezzo! Ah, peccato, mi fa già le balle. Ah, che peccato, potevamo veramente, mamma mia, pareggiarla all'ultimo. Ah, peccato perché la partita è veramente stata molto bella. Mi è piaciuto giocarla veramente. Inter 1, YouTuber Steam 0. Purtroppo è così. La gioia degli interisti. E queste sono le statistiche. E come vedete, diciamo che ho guardato un po' di statistiche. Posso parlare di YouTuber Steam. I tiri sono nostri. Falli non sono stati, calci d'angolo nostri. I passaggi, anche quelli riusciti, sono nostri. I cross sono nostri. L'unica cosa in fase di interdizione, meglio un po' l'Inter di 1, cioè passaggi intercettati. Contrasti noi favorevoli, parate favorevoli all'Inter, quindi stati più bravi noi. Però ragazzi, chi fa gol vince e c'è poco da discutere al riguardo. Qui è il Marchese Bianconero che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video, alla quarta partita di campionato, sperando di portare a casa i primi 3 punti. Ciao a tutti e grazie per averci seguito. Ciao!
paura.